Ci sono in palio forse i tre punti più importanti della stagione, ci sono in palio le chiavi che possono aprire le porte della salvezza. Rapido Latina e Napoli, di fronte tra loro nella 20ª giornata del campionato di massima serie, sanno che potrebbe non esserci più né il tempo né la possibilità di rimediare a un passo falso commesso in questo incontro. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. È iniziata questa sfida delicatissima con la Rapido che può amministrare questo primo possesso. Adesso attenzione alla formazione della Rapido con questo sinistro che è stato sprigionato da Bacaro. Scusate, Battistoni, che ha perso il pallone. 2 contro 1 per il Napoli che non riesce a concludere in porta. Attenzione, pallone dentro e conclusione di Bacaro. Possibilità adesso per la formazione di casa, rientra Battistoni, doppio dribbling di Battistoni di punta e poi le gol da parte di Benini che riesce a mettere dentro la rete dell'1-0. Maina di tacco, Maina se ne va in maniera sontuosa, Maina, altra finta di Maina, un gol meraviglioso, eccezionale da parte di Lucas Maina, ha messo a sedere 2 avversari. Maina lo va a infastidire, Bico, doppia giravolta di Bico, bellissima azione di Bico, ma c'è Chicchio di piede e poi di testa. Proiettati in zona offensiva, ancora una bella combinazione con Menini. Sbaglia Menini, attenzione a questa possibilità del Napoli nel contropiede, ottimo il dribbling e arriva il gol del 2-1. Ha commesso questa volta un errore Menini, 20 secondi di partita. Attenzione a Battistoni, perfetto l'assist per Menini, il tiro di Menini sul primo palo. 1 contro 1 adesso per Pedrito, doppia finta di Pedrito e parata di Chicchio che evita il pareggio, contropiede adesso della Rapido. Menini sulla sinistra, Menini mette a sedere il portiere. Ma va bene alla Rapido, 3 contro 2, la Rapido che adesso prova con Maina che mette dentro il pallone del 3-1, si è fatta sorprendere nettamente la squadra di Mister Oranges. Ancora il Napoli, incredibile occasione, fa la barba al palo da parte di Pedrito, esce il portiere e riesce a mettere il sigillo del 4-1. Battistoni ha mandato a vuoto Soso e poi in allungo, in spaccata, è riuscito a segnare un gol pesantissimo. Bella azione intanto da parte della Rapido, esce Soso a vuoto, Menini che è defilato, passaggio per il numero 5 per Rodrigo Bertoni, contropiede concluso da Vinicius Bacaro. Velleitarie speranze del Napoli che adesso però ci prova generosamente con questo tiro, il gol bellissimo da parte di Pedrito. Parte il pressing del Napoli adesso, Chicchio rilancia a profondità, pallone d'oro per Menini, adesso parte sulla sinistra e se ne va elegantemente, pallonetto, salvataggio di Lara. Rodrigo Bertone di prima per Pedrito che sembra essersi acceso, Pedrito una serie di finte, riparte adesso la Rapido con Maina, 2 contro 2, occasione per la Rapido, Maina, sinistro di Maina con il contagiri, piazza il gol del 5-2. Nel finale del primo tempo la situazione, Avellino, ancora Maina, vediamo se Maina inventa qualcosa, un passaggio per Menini a colpo sicuro. Si è sempre difesa con ordine, Battistoni è partito a fari spenti ed ha anticipato Rodrigo Bertoni e poi è andato fino al capolinea a segnare il gol del 6-2. La squadra ospite sta giocando tanti palloni e poi arriva questo tiro che è una sentenza da parte di Pedrito. Siamo 6-3, Battistoni con lo scavetto riesce a superare l'incolpevole Soso e rimette subito le cose a posto. Di Maina, altro tiro in porta di Bico e poi c'è Chicchio, 2 volte decisivo fra 2 settimane. Lara intanto che colpisce il palo, meglio, tutto quanto meglio, adesso cade a terra, vediamo se riuscirà a parare il rigore a uno specialista e lo fa, bravissimo il portiere del Napoli. Con l'uomo in più adesso può far male la Rapido, c'è anche il tiro da parte del neo entrato Rosella, vittoria sonante della formazione di Mister Basile che si impone in una sfida di capitale importanza per 7-3.